Buongiorno, oggi parliamo di un argomento fondamentale, la podologia nell'allevamento della bovina da latte. Siamo qua con un podologo, con un maniscalco, quindi un collega veterinario e un tecnico del settore, e parliamo di podologia perché è un argomento ormai che è diventato fondamentale. Perché? Perché la cura del piede risulta essere di fondamentale importanza. Chiediamo a Rossi Federico, il veterinario, quella che è la sua esperienza degli ultimi anni e i suggerimenti che dà per la cura del piede. Ma sicuramente negli ultimi anni la podologia si è spostata da una gestione prettamente delle zoppe a una gestione del pareggio, sempre più di massa, soprattutto un paio di volte all'anno, ogni sei mesi, e questo ha permesso di ridurre notevolmente i problemi della zoppia nelle stalle. In più, se il maggior controllo sempre di più delle patologie infettive ha contribuito a questi buoni risultati. Quindi abbiamo parlato sia di patologie infettive, quindi gestione di quella che è il bagno podali, le vasche, gestione degli ambienti di stalla, sia di quello che è il pareggio funzionale, eseguito almeno due volte all'anno. Chiaramente cambiano le condizioni a seconda degli allevamenti, e da qui l'importanza di una corretta gestione in team del podologo insieme all'allevatore. La strumentazione vi ha aiutato in questi anni? La strumentazione è stata fondamentale, ha accelerato moltissimo le operazioni di mascalcia, quindi un meno stress per l'animale e un sempre maggior numero di animali possibili da fare in seduta. Esatto, e nel proseguo del filmato farò vedere come si sono piazzati, il famoso cantiere di lavoro. Mi raccomando, podologi d'Italia, dovete riuscire insieme all'allevatore, mi raccomando allevatori, mettete i podologi nelle condizioni migliori operative. Esatto. Soprattutto per lo stress agli animali. Infatti abbiamo visto che negli ultimi anni, con i nuovi travagli pneumatici che sono presenti in commercio, è migliorato sia l'operatività dell'allevatore che del podologo, ma soprattutto il comfort della vacca. In merito al pareggio funzionale, spero che verranno fatti video da parte dei tecnici del settore adeguati. Si parla di rimettere in asse quello che è l'appoggio del piede. Quanto è importante questo sulla patologia podale? È fondamentale. Avere un buon pareggio funzionale è la base per evitare tutti i problemi meccanici dell'unghione. Parliamo di ulcere, ascessima, delle veline bianche. E in pratica, senza distribuire adeguatamente il peso sugli unghioni, tutte queste patologie si manifestano più o meno rapidamente a seconda dell'allevamento, creando seri danni. Ok, se non vogliamo aggiungere niente, tanto questo video è introduttivo, salutiamo, buon lavoro ai podologi, vuoi aggiungere qualcosa? Ha detto tutto Federico. Perfetto. Poi ci vorrebbe una maggior collaborazione tra allevatore e maniscalco e podologo, soprattutto anche per la rilevazione delle patologie, magari quali che possono manifestarsi in seguito a errori alimentari o grossi cambiamenti, che se hai in stalla qualcuno che riesce a riconoscerle è molto meglio intervenire con dell'antibiotico, e in questo caso senza dover chiamare subito il podologo. Quindi sempre una gestione sempre minore delle urgenze e sempre maggiore della prevenzione. In merito a questo magari farò un video sul locomotion score, che è quello che consente di identificare anche lievi gradi di zoppia e di intervenire nelle stalle. Non solo, consente di valutare nel tempo se una stalla sta migliorando oppure no, in maniera oggettiva. Bene, saluto a tutti, Mauro Marmiroli, Rossi Federico e Alessandro Vignani. Ciao, buon lavoro.